puntata è Mascherina all'interno. L'ultima edizione era stata quella di ottobre 2019. Torna la festa della castagna, sacra storica della provincia di Pesaro Urbino e della regione Marche. Lunano, il frutto tipico è la castagna, la stiamo vedendo che si cuoce. E qual è il segreto della cottura della castagna? La castagna deve essere cotta lentamente e con una fiamma abbastanza forte per far bruciare la buccia e per renderla più morbida e facile anche da pulire, ecco. Dopo 2 anni ti ricordi come si cuociono, sì? Sì, certamente. Che ritmo di cottura avete? Quante ne state cuocendo? Che ritmo di cottura avete? Stiamo cuocendo, questi saranno 5-6 kg di castagna alla volta, quindi 3 foconi e faremo la 50ina di chili all'ora, penso. Settimane fa il primo evento che ha inaugurato questa piazza, oggi però è quello più importante perché il 17 ottobre è tornata la festa della castagna di Lunano, dal 2019 che non si faceva e c'è tantissima gente. Sì, abbiamo interrotto nel 2020 ovviamente per i motivi che sappiamo e devo dire che anche quest'anno bisogna fare un grande ringraziamento alla Proloco perché non era per nulla scontato. Diciamo che si poteva anche scegliere, no? Di superare anche quest'anno, invece devo dire che con molta generosità, con molta organizzazione, il ringraziamento va a Paolo Patrignani e tutta la Proloco perché hanno fatto un lavoro eccezionale. Poi quando si lavora bene i risultati si vedono, è una giornata veramente con tantissime persone, però devo dire che tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi, anche le persone hanno un ottimo comportamento e quindi devo dire molto bene. Castagna e tira lo sappiamo, ma qual è il segreto della coesione che c'è a Lunano? Perché è davvero tanto, una bella fonte di ispirazione per creare eventi. Beh, siamo alla 49esima edizione. Fare così tante edizioni significa che c'è una comunità veramente unita, che ha voglia di portare avanti le tradizioni. Questo sentore in questa comunità c'è ed è forte. Io devo dire che è un elemento veramente importante per queste comunità. Il segreto qual è? Io credo che il segreto sia veramente questa grande accoglienza legata ovviamente un po' a tutte le cose che vengono fatte, dai dolci, dalle castagne, agli stand gastronomici e agli spettacoli che come vedono, specialmente in questo periodo, riescono a darci un po' di allegria che credo tutti ne abbiamo bisogno. Castagna è il frutto tipico di Lunano, com'è la castagna di quest'anno? Raccolto quest'anno bello fresco, nonostante un periodo un po' di siccità, però sono comunque venute delle ottime castagne. C'è tantissima gente, quante castagne state cuocendo e fin quanto continuerete? Avremo cotto 3 quintali di castagne, quest'anno da matti. Visto che la stai mangiando, come sono queste castagne? Veramente buone quest'anno. E adesso guarda, le scarichiamo anche perché c'è parecchia fila e le dobbiamo dar via molto velocemente. Dolci e morbide. Assolutamente sì. La castagna fa parte dell'imprinting di Lunango e dei lunanesi. Le nuove generazioni che entrate nella Proloco cuociono le castagne. Quanti anni hai? Io ne ho 18, ne sto per compiere 19. E adesso dai, portiamo avanti tutte le usanze che hanno portato comunque i nostri nonni, i nostri babbi, perché comunque è una cosa che caratterizza Lunano, visto che questo qui sarebbe il 50esimo, e però per via appunto di questa pandemia, dai, speriamo che il prossimo anno sia meglio, sia passata questa cosa e dai,
festa della castagna, dovete sempre venire, che è la migliore di tutte. L'atmosfera è bellissima, ma è anche impegnativo sta dita alle castagne. Ah, è molto impegnativo perché bisogna anche controllarle tutte, la cottura piano piano, bisogna non farle bruciare. E poi come hai detto te, è molto bello stare insieme, vedere tutta la gente unita. No, è molto bello, molto bello. Possiamo dire che grazie a voi la castagna non finisce Lunana. Noi non la vogliamo far finire, quindi sì, vogliamo continuare questa usanza. Grazie mille. Nel nostro paese, insomma, speriamo che tutto stia trascorrendo bene, come abbiamo la sensazione che stia avvenendo, e siamo contenti. Il primo grande applauso e ringraziamento, e deve essere molto forte, va fatto a Paolo, a tutta la Proloco, perché mettere in piedi tutto quello che vedete, specialmente in questo anno, non era facile per niente. Quindi l'applauso va a loro, a Paolo e tutta la Proloco. Si torna a festeggiare, a celebrare la castagna, e prima di tutto cosa si prova? Forse l'emozione più grande, perché dopo 2 anni che siamo fermi è la cosa più bella, dopo tanti anni da presidente, che uno può rivivere, ecco. Una risposta un po' scontata, ma fa sempre piacere sentirla. Quello che non è scontato è l'organizzazione, perché c'è una macchina molto complessa tra Green Pass, controlli in entrata, in uscita, distanziamenti, mascherine. Raccontaci un po' come è stata studiata la logistica. La cosa importante che noi comunque abbiamo fatto per organizzare questo in 30 giorni, perché gli altri anni ci vogliono 4 mesi per organizzare una festa del genere, sono ascoltare le persone, ascoltare le forze dell'ordine, collaborare col comune e con tutta la gente che ci aiuta. Perciò è la cosa principale da fare per organizzare tutto al meglio. Prossimi appuntamenti con la Proloco di Lunano? I prossimi appuntamenti io non li so, anche perché ho finito il mio quarto mandato del quarto anno, perciò 16 anni da presidente. Visto come si sono mossi i giovani e la gente che ci ha aiutato, secondo me è il momento di lasciare qualcosa a qualcun altro. E passeggiando per il bel centro storico di Lunano incontriamo Giuseppe Cristinino, gastronomo del territorio specializzato in vini, tartufi e non solo. Allora Giuseppe, intanto ti vediamo con un bicchiere, perché nelle sagre è concesso il bicchiere di plastica, di vino nuovo. Infatti dobbiamo parlare di vino nuovo, non di vino novello ancora, perché la legge lo consente solo degustarlo tra il 5 e il 6 novembre, però è un momento bello. Le castagne croccanti, belle cotte, dorate, e un vino nuovo. La piacevolezza giovanile, la piacevolezza del frutto, delle note ancora di amarena, di ciliegia, di viscola, e le belle castagne che creano anche un momento giovanile, un momento di convivialità. E qui a Lunano oggi si raduna un po' il passaggio tra un post pericoloso delle pandemia e oggi la gente è tornata a degustare. È un momento bello di grande qualità. Poco fa mi parlavi della castagna in tanti modi, anche sotto forma di farina, può dar vita a delle ricette molto particolari e nutrienti. Certo, innanzitutto i dolci. Partiamo da un castagnaccio meraviglioso, soprattutto anche nel periodo invernale, con l'uva passa, con la farina di castagna, magari un po' di cacao, è meraviglioso. O se no la classica frittella di castagne, che è molto buona, però la farina di castagna si presta molto anche per preparare dei tortelli, dei gnocchi,
delle tagliatelle, dove io ci metterei magari un guanciale o meglio ancora una goletta croccante e perché no una bella spolverata di pecorino delle nostre terre. Invece una buona castagna cruda, fresca, come la riconosciamo? Ma intanto devono essere castagne gentili, belle, grandi, importanti, si devono sbucciare bene, possibilmente devono essere cotte bene all'esterno ma rimanere belle friabili all'interno e soprattutto il sapore lungo che rimane piacevolmente in bocca è quello proprio delle castagne gentili. Salve, io vorrei dei dolci alla castagna. No, ma i dolci sono finiti. Nonostante lo stand sia cambiato di postazione per dissipare la grande presenza, nonostante quasi 2 anni di stop, i dolci ancora sono finiti prestissimo. Sì, quest'anno ne abbiamo fatti poco più della metà, essendo solo un giorno e non sapendo poi come andava per via delle norme Covid. Invece questa mattina c'è stata una grandissima affluenza e alle 4 abbiamo finito. Thank you.